Ciao ragazzi, oggi volevo fare un video che magari potrebbe darvi una mano ad alcuni di voi e chi lo sa, magari farvi ottenere qualche soldino in più a fine mese. Come voi ben sapete, per tutte le famiglie con figli esiste il Kindergeld, che sono tipo degli assegni familiari che vengono dati a tutte le famiglie indipendentemente dal proprio reddito o dalla propria nazionalità. Infatti basta dimostrare di vivere qui, di avere un affitto e tutto quanto con il proprio figlio, con la propria figlia, e automaticamente si potrà aver diritto ad avere il Kindergeld. Ma magari ben pochi di voi sapranno che esiste un'ulteriore possibilità aggiuntiva per avere qualcosa in più a fine mese, e questo si chiama Kinderzuschlag. È praticamente l'unione di due parole, Kinder e Zuschlag. Kinder vuol dire bambini, Zuschlag supplemento, indennità. Allora, per curiosità, ho voluto provare a fare la richiesta online, visto che era possibile. L'esito è stato negativo. Questo perché probabilmente la nostra situazione economica non è adatto a questo, però era comunque interessante provare a vedere se ne avevamo diritto. Molti di voi potrebbero chiedere: ma cos'è questo Kinderzuschlag? Allora, in pratica è una misura di sostegno per le famiglie a reddito basso. Quindi per dare un ulteriore sostegno, oltre al Kindergeld, per chi ne avesse bisogno. Ricordate queste parole: reddito basso. Questo sussidio arriva a un massimale di 292 euro al mese, che verranno ulteriormente aggiunte al Kindergeld e pagate anche nello stesso giorno. Beh, alla fine mica male. Tutto sommato insieme può arrivare fino a un massimale di 540 euro al mese. È come avere un mini job in più. Solo che non bisogna lavorare. Ma chi ha diritto a questo Kinderzuschlag? Innanzitutto ci vorranno alcune condizioni: che vostro figlio deve avere meno di 25 anni, non deve essere sposato e deve vivere in famiglia. Inoltre, i genitori dovranno avere un reddito lordo che, nel caso di un genitore single, deve superare i 600 euro mensili e 900 nel caso di due genitori, quindi con i loro stipendi sommati lordi, che se ci pensiamo è una cifra veramente bassissima, cioè basta veramente lavorare part-time. Io stesso con un lavoro da 28 ore e mezzo arrivo a 1500 euro lordi, quindi già supererei la soglia di due genitori. Quindi questa cifra bisogna superarla, però non bisogna andare neanche troppo oltre, perché c'è un'altra cifra che non è stabilita, ma c'è comunque sia una soglia oltre la quale non si riceve più. E cosa importante, una volta ottenuto, questo bonus varrà per 6 mesi e dopodiché andrà di nuovo fatta la richiesta. D'altronde anche nella legge Germania c'è molta gente che se ne approfitta e quindi vogliono evitare queste cose. Come richiederlo? Innanzitutto si può richiedere direttamente in maniera cartacea, quindi mandando tutti i documenti, oppure anche facendolo online. Ma io consiglio, prima di fare tutto questo, provare a usare uno strumento che si chiama Kiezlotze e che ci viene messo a disposizione dal Bundesagentur für die Arbeit, di cui fa parte anche la Famiglie in Kasse. Questo è un semplice questionario. Verranno visualizzati prima quattro brevi video, al termine di ognuno dei quali verranno chiesto di inserire alcuni campi, tra cui viene chiesto appunto il reddito lordo di entrambi i genitori, il numero e l'età dei figli e poi l'affitto, al termine del quale questo darà un esito. E nel caso ci fosse un esito positivo, si potrà pensare di mandare tutto avanti. Ovviamente questo non è garanzia di successo, in quanto poi verranno anche analizzati anche eventuali patrimoni dei familiari e questi andranno comunque a incidere sulla valutazione finale, quindi sul fatto se i genitori magari hanno una casa anche in Italia, perché poi vengono valutati anche i patrimoni all'estero, oppure una macchina, oppure degli investimenti. E questa cosa ovviamente influirà sulla decisione finale. In caso positivo, ovviamente si potrà dunque accedere a questo sussidio e oltre alla cifra che riceverete tutti i mesi insieme al Kindergeld, che si sommerà, ci saranno altre esenzioni, per esempio quella dalla retta dell'asilo o della scuola, che comunque è una bella cifretta. Per esempio quelle dell'asilo soprattutto sono abbastanza care, infatti noi mi ricordo che pagavamo 130 euro al mese. E tra l'altro l'Ipsia non è delle più care, perché magari anche in zone dell'Ovest si arriva a pagare anche 400-500 euro diretta, oltre che esenzione da materiale scolastico, quindi da acquisto di libri, di attrezzatura, piuttosto che magari gite. E a proposito di questo, volevo dirvi una cosa che
La gita che ho fatto con Matteo, vi avevo detto che non me l'avevano rimborsato, anche se l'avevano detto. Alla fine è arrivato il rimborso e tutto sommato mi hanno considerato al pari di un accompagnatore. Penso che la Germania su quello sia molto avanti e come sempre cerca di dare un aiuto, si impegni molto nel sociale, cerca molto di aiutare le famiglie. È vero, uno strumento e magari in alcuni casi potrà essere usato bene, in altri magari un po' meno bene. Però è secondo me importante ed è giusto che anche le fasce e le categorie più deboli, anche economicamente, vengano aiutate e tutelate. Talvolta non basta, talvolta ci sono anche altri tipi di aiuti, di cui tra l'altro mi piacerebbe fare un video, magari parlarne di altri tipi di aiuti, come per esempio vari, non so, Elterngeld piuttosto che Bürgergeld, di cui peraltro si fa la. Una polemica anche per il fatto che siano stati aumentati troppo rispetto al lavoro dipendente, quindi in taluni casi magari ci sia anche la cosa del conviene ancora lavorare piuttosto che prendere solamente i soldi dallo Stato. E boh, potrebbe essere anche interessante fare un video su questa cosa, magari fatemelo sapere nei commenti. Quindi, cosa ne pensate del Kinderzuschlag? Lo conoscevate già? Magari qualcuno di voi lo prende, magari fatemelo sapere nei commenti. Se questo video lo avete trovato utile, vi invito a lasciarmi un like. Iscrivervi al canale e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!